Sono passati 40 giorni dal giorno di Pasqua, quindi siamo arrivati alla festa dell'Ascensione. Lo dice la parola stessa, ascensione significa Gesù che sale al cielo. Solo che il Vangelo di questa domenica secondo Matteo non ci racconta la scena dell'ascensione. Anzi, Gesù fa un discorso totalmente opposto. Io sarò con voi ogni giorno. Proprio tutti i giorni. Fino alla fine del tempo. Ma sta cosa è fantastica. E infatti i discepoli tutti contenti iniziano a festeggiare. E festeggiano. Non hanno capito che Gesù se ne sta andando. Che cosa? Eh sì. Infatti, in mezzo a quel gruppo di discepoli, l'evangelista Matteo ci dice che qualcuno dubita. Ma perché voi fratelli ci credete? D'altra parte, si pensa che dove c'è Dio, c'è sempre alla fine una fregatura. Infatti, che cosa succede quando si sente la sua presenza? Che siamo tutti felici. Ci sprizza gioia da tutti i pori. Il problema è quando non si sente più. Pronto? Pronto? Quando la presenza di Dio sparisce. Ed è in quel momento che ci sentiamo tristi. E diciamo: Dio ha abbandonato i suoi figli. Tu pensi che t'ha abbandonato? In realtà c'è, solo che non lo vedi. È come se a un certo punto questo video sparisce. Pensavi che me ne ero andato, eh? Se hai avuto la pazienza di aspettare qualche secondo, anche se non mi hai visto, hai pensato che io ero in questo video. E guarda che con Dio è la stessa identica cosa. Il fatto che non lo vedi, che non lo senti, che non lo percepisci, non significa che non c'è più. E poi, se ha promesso di stare con noi fino alla fine dei tempi, perché non dovrebbe farlo? Noi siamo al 40° giorno dopo la Pasqua. Per un concetto matematico complicatissimo, fra altri 10 giorni siamo al 50° giorno dopo la Pasqua. La Pentecoste. E cosa si festeggia nella Pentecoste? La discesa dello Spirito Santo. Quindi mica se ne va a Dio. Viene sotto un'altra forma che ancora oggi è presente. Ti ricordi la scorsa volta il Paraclito? Quello. Bisogna soltanto vivere questi 10 giorni di attesa. Perché Dio non è sparito. Tempo in cui non si sente più Dio, non bisogna annullare, bisogna aspettare, pensando che Dio non ci sta abbandonando, ma che si sta preparando per un nuovo arrivo, e lo sentiremo di nuovo, ci vuole solo un po' di pazienza. Ma che stai ancora qui? Oh, stavolta è finito davvero il video, eh? Anzi, sai che te dico, me ne vado proprio io, va.